Buonasera divine divine, bentornati ai miei tarocchi interattivi a questo appuntamento con la settimana dal 23 al 30 di gennaio. Allora, chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per individuare le energie della settimana. È una settimana questa che è passata, è stata una settimana fortissima in cui tante fiamme si sono dovute riequilibrare, tante fiamme hanno dovuto superare alcune difficoltà che sono emerse grazie proprio a questa luna piena meravigliosa che però si contrapponeva a Sole e Plutone congiunti in Capricorno e quindi poteva tirare su un po' diciamo di situazioni emotive molto forti. Non è ancora finita nel momento in cui io sto preparando questa stesa perché io sono ancora nella settimana precedente, però cominciamo a vedere che cosa sta succedendo. Diciamo che le fiamme mi stanno confermando proprio delle situazioni in cui si sono verificati proprio importanti cambiamenti, importanti sblocchi, ecco, anche se non sempre semplici. Allora, andiamo a vedere, chiediamo ai nostri angeli che ci dicano qualcosa sulla settimana dal 23 al 30 di gennaio. Allora, per le nostre fiamme, quindi vedremo maschile e femminile. Allora, per il maschile e il femminile. Allora, mettiamo un po' qua le mie meravigliose pietre. Gli oracoli del femminile interiore. Controllo solo che si vedano tutte bene. No, perfetto, ne mettiamo un po' più in qua. Ok. E chiediamo ai nostri angeli di intervenire in questa stesa per indicarci le energie della settimana dal 23 al 30 di gennaio. E piano piano anche gennaio sta volgendo al termine, un gennaio molto molto importante sotto tutti i punti di vista, ma per le fiamme proprio meravigliosamente importante. Ci sta traghettando verso un febbraio-marzo che sarà veramente apoteotico di unioni fisiche. Ci prepariamoci perché i tempi sono vicini per moltissime fiamme, non per tutte ovviamente, perché ci sono tante fiamme che sono ancora all'inizio del loro percorso, ma moltissime fiamme saranno invece veramente condotte all'unione fisica con la loro controparte. Ecco. Ovviamente il lavoro sarà sempre importante da portare avanti perché non si parla di un qualcosa che ci si unisce e va tutto bene, perché qua le fiamme saranno sempre un po' portate alla depurazione, alla guarigione, però. Allora, diciamo che quando una volta che ti unisci fisicamente e hai superato tutte le difficoltà, le principali, diciamo, poi l'unione diventa un pochettino più, diciamo, fruibile e proprio bella, 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 meravigliosa, forse al di là di quello che noi stessi possiamo immaginare. Allora, gli angeli, il consiglio degli angeli, quello pratico. L'arcano maggiore che sovrintende la stesa per il maschile e per il femminile. Allora, maschile e femminile. E infine l'energia degli astri. E poi metterei anche il consiglio degli angeli, tanto per quello un po' più generale, per avere proprio delle indicazioni particolari. Allora, uno e due. E voilà, il consiglio degli angeli lo prendiamo di qua. Tanto vediamo se sì, riusciamo un po'. Vabbè, ma poi tanto di volta in volta vi faccio vedere tutto, eh? Ok. Il consiglio degli angeli lo mettiamo qua. Perfetto. Allora, adesso andiamo a vedere. Che cosa ci dice? Cosa ci dicono gli oracoli, i nostri angeli? Che cosa ci mandano a dire per quanto riguarda proprio le energie di questa settimana per il maschile? È tempo di fare un sonnellino. Guardatelo qua, un maschile che riposa proprio e viene cullato dalla luna. Quindi cosa vuol dire questo? Si sta veramente acquietando e tranquillizzando nelle mani della sua anima, del suo femminile. C'è unione, eh? Il 6 comunque è unione, equilibrio, comunque piacere, benessere, armonia. Questo è quello che sta facendo il maschile in questa settimana, in realtà. È veramente nelle mani, tranquillo, perché si addormenta, nelle mani del suo femminile e quindi ha creato unione interiore. Allora,
La santa guerriera. Io sono la guerriera dell'amore, la mia devozione attrae risorse e supporti e aiuti. Quindi vedete che il guerriero dell'amore ormai è nelle mani del femminile e quindi diventa proprio un maschile forte, guerriero dell'amore, però. Quindi vedete come il maschile si integra, il maschile e il femminile si integrano. Ah, unione sacra, no, che meraviglia, guardate questa carta è spettacolare, unione sacra, la grande dea, guardate che meraviglia, cosa vi ho detto, il maschile ormai si addormenta, si affida al suo femminile, c'è unità, c'è veramente questa unione e la sacra unione, più di così, veramente, grazie, grazie angeli. E vediamo che cosa ci dicono. Riconoscimenti, congratulazioni, i tuoi progetti hanno avuto un esito strepitoso, è giunto il momento di risplendere, ti verranno in mente nuove brillanti idee di sicuro successo, esprimiti apertamente e onestamente con la certezza di essere circondato da persone fidate, apriti e accogli opportunità inattese. Guardate che meraviglia distesa che c'è questa settimana per il maschile, ma poi andremo a vedere anche il nostro femminile. Allora andiamo a vedere che cosa ci dice questo. È tempo di fare un sondellino, in che senso, diciamo, chiediamo ai nostri angeli che ci dicano che cosa sta facendo il maschile in questo momento che si abbandona al suo femminile, dove c'è unione, unione interiore, è diventato un guerriero dell'amore perché ha fatto sacra unione interiore, quindi è praticamente pronto per riscuotere successi e assolutamente benedizioni incredibili, 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 che meraviglia. Allora andiamo a vedere se i nostri angeli ci danno informazioni precise su tutto questo. Allora, una sola informazione o due al massimo carte che ci possono dare, diciamo, l'idea di quello che sta vivendo in questo momento il maschile. Meraviglioso. Che periodi, che periodi. Non facili, non facili, ma periodi meravigliosi. Ok, re di bastoni, quindi lui è padrone dei suoi desideri, è padrone di quello che vuole mostrare e diciamo concretizzare con la sua fiamma, è veramente padrone di se stesso e ha delle intenzioni, veramente, cioè qua c'è la, diciamo, la perfezione della progettazione, quindi la consapevolezza, il pensiero chiaro, chiaro, sclinto, pulito, limpido, quindi sa esattamente cosa vuole fare ed è padrone delle sue passioni e quindi vuole anche concretizzare. Infatti come fondo mazzo c'è proprio il fante di bastone, quindi c'è veramente l'intenzione, padronanza, intenzione e azione fisica. Allora andiamo a vedere ancora qualcosa su questo. Allora controllo solo che si veda tutto. Sì, dovrebbe vedersi tutto. Ok. Ok, qua me ne è saltata via una, perfetto, c'è anche proprio la perfezione dell'intenzione di concretizzazione, guardate, chiarezza mentale, chiarezza anche di concretizzazione, è veramente la padronanza di chi si può addormentare nelle braccia della sua anima, perché ormai è davvero diventato uno con la sua fiamma, quindi unione sacra, ma che meraviglia. Allora andiamo a vedere. Vediamo ancora qualcosa su questo, perfetto, infatti c'è la materializzazione dell'amore. Tutte queste intenzioni, perché lui ormai padroneggia, lui ormai è tranquillo, è quieto. Lui è quieto perché sa che cosa ha, che cosa è diventato. È diventato uno, è diventato un guerriero dell'amore. Meraviglioso, quindi il maschile si mette veramente in unione col femminile, quindi guerra, amore, quindi qua il guerriero, il maschile, Marte, no? Che si affida a Venere, all'amore, al femminile e fa unione sacra e in questa unione si può riposare perché la padronanza c'è, le intenzioni sono pure e pulite di materializzazione dell'amore, quindi veramente ha solo da, in un certo senso, lasciarsi andare al suo femminile. Allora, andiamo a vedere ancora un attimo. Vediamo i nostri angeli. Ecco, qua ci sono. Oh, sì, ok. Oh, perfetto. Allora, qua c'è veramente l'intenzione, cioè qua c'è la pienezza dell'amore, sta vivendo la pienezza dell'amore. Attenzione, qua c'è ancora un diavolo, quindi ci sarà qualche cosa che è vero, si lascia, si abbandona, ma c'è ancora qualcosina che in realtà va a stuzzicarlo. Quindi, però sono cose, diciamo,
ormai le carte principali sono queste, quindi quello che può arrivare possono essere proprio ancora dei guizzi di ego che lui dovrà affrontare, ma l'affronta perché l'intenzione è proprio questa. Andiamo a vedere che cosa ci dice proprio di questa, riguardo questo diavolo, che cosa può essere? Che cosa può essere? Che cosa può essere? Che cosa può essere questo diavolo che viene fuori in questo contesto proprio di tranquillità, di relax? Oh sì, c'è allora la conclusione, ecco, sì, riguarda la conclusione di un ciclo karmico con qualcuno di precedente, quindi c'è probabilmente un'unione precedente che viene concreta, materiale, proprio tipo potrebbe essere una convivenza, un matrimonio, una relazione che viene terminata perché ormai il ciclo karmico è terminato e probabilmente c'è veramente ancora qualcosina da sistemare. Riguardo proprio questa, non è un qualcosa che riguarda la fiamma, è qualcosa che riguarda un ciclo karmico terminato. Sì, perché si ha una chiarezza di intenti, quindi praticamente lui esattamente sa che cosa vuole, vuole raggiungere l'unione con la sua fiamma e quindi deve in un certo senso gestire un pochino questa fine di un ciclo karmico. Andiamo a vedere ancora qualche cosa di particolare riguardo a questo. Allora, una spiegazione su questo. Su questo diavolo, su questo ciclo karmico che termina, sì, perché lui sa esattamente, esatto, quindi ci sono proprio delle situazioni da concludere con una persona precedente, perché comunque lui ormai è padrone di quello che è l'amore, lui è il re d'amore e quindi in realtà non ha nessun dubbio su quello che vuole, perché ormai si è abbandonato alla sua fiamma, però appunto c'è ancora qualcosina da sistemare con una relazione precedente. E infatti, cosa c'è come fondo mazzo? L'amore, la cattedrale dell'amore, l'amore sacro che lo sta guidando, lui si sta facendo cullare da questa sensazione di unione, perché l'unione sacra e l'amore sacro è ormai raggiunto. Mamma, che spettacolo! Andiamo a vedere che cosa ci dice questo guerriero d'amore. Il guerriero d'amore, l'amore guida e dà supporto. Allora, andiamo a vedere che cosa succede. Guerriero d'amore, cosa viene fuori? Allora, riguardo questa situazione di essere un guerriero ormai, un maschile proprio che è unito al femminile, il guerriero che agisce in base all'amore, quindi guidato dalla sua anima, un guerriero veramente dell'anima, un guerriero sacro, un guerriero spirituale. Allora, qua mi è saltata via questa. E infatti, che cos'è? Questa è la coppia sacra. La coppia sacra che è veramente quella che è il guerriero dell'amore, quello di cui vi stavo proprio parlando in questo momento. Questo è veramente quello che è in lui è già accaduto. C'è unione sacra. E lo vediamo qua, c'è proprio veramente la meravigliosa carta dell'unione sacra. E andiamo a vedere allora di che cosa ci parla questo meraviglioso, diciamo. Questo meraviglioso suggerimento degli angeli che ci dice è un guerriero dell'amore perché lui ricerca proprio l'amore sacro, lui vuole ormai l'amore sacro e allora si sta mettendo in pratica qualche cosa proprio per mostrare l'amore. Qua c'è il muoversi verso l'amore, muoversi quindi proprio l'azione, un'azione proprio il guerriero dell'amore in questo caso vuole manifestare l'amore e lo vuole manifestare l'amore sacro. Perché? Perché ormai ha compreso che tutto quello che è passato è stato, l'ha portato fin qua e quindi ha benedetto tutto il suo passato, ha concluso praticamente questo ciclo d'amore con un'altra, d'amore, diciamo un ciclo karmico con una persona e adesso anche se ci sono un po' di, diciamo, delle situazioni da sistemare, lui sa esattamente che quello che vuole è l'amore sacro. Esatto, e poi come fondo mazzo c'è questo, però appunto c'è permangono ancora delle situazioni da chiarire e situazioni da sistemare a livello pratico per quanto riguarda appunto un ciclo passato. Abbiamo detto che qua il passato l'ha illuminato, però ormai nel senso è superato, però deve essere ancora sistemato qualche cosa. Allora, andiamo a vedere ancora una specifica su questo. No, troppe carte, no, direi. Allora, una specifica su questo.
questo. Questo amore sacro che lui vuole manifestare, perché ha compreso che tutto ciò che è passato è ormai terminato e l'ha benedetto, l'ha superato, sì, perché lei è la sua regina di denari, quindi con lei vuole costruire qualcosa veramente di concreto. E infatti lui è il re di denari. A questo punto c'è veramente la concretizzazione. Lui ha capito che quello che è finito con la persona precedente ormai non è più d'ostacolo, deve mettere ancora a sistemare qualche cosa, ma ormai per lui c'è l'unione sacra re e regina di denari, quindi c'è anche proprio qualcosa di concreto che viene, non solo un amore fisico che viene manifestato, ma c'è proprio costruire qualcosa di davvero concreto con questa sua fiamma, e quindi c'è veramente un'unione materiale sotto tutti i punti di vista. Allora, andiamo a vedere questa meraviglia di sacra unione. Che cosa ci possono dire i nostri angeli rispetto a questa sacra unione? Mamma mia, che spettacolo! Un maschile veramente, veramente, ormai, che si lascia cullare, non scappa più, non fa più resistenza, no, si lascia cullare dal suo femminile. Si lascia cullare perché ormai è dentro di lei, di lui, e quindi ha fatto unione. Allora, andiamo a vedere questa sacra unione, di che cosa ci parla. Allora, una carta sola. Ok. Una carta sola. Chiediamo ai nostri angeli un'illuminazione su questa meravigliosa carta del potere della Dea, che ci mostra la grande Dea, l'unione sacra. Eh già. Qua ci sono appunto delle situazioni di novità a livello fisico, di incontro proprio fisico. C'è qualcosa che succederà di nuovo, lui metterà in pratica qualche cosa nuovo, di nuovo, per poter manifestare quest'unione sacra, perché c'è veramente il sostegno, il giudizio di Dio. Quindi c'è il veramente... c'è l'intervento di Dio in questa cosa. Lui sente che questa sacralità deve metterla in pratica, quindi metterà in azione delle situazioni per poterla materializzare, perché sente di essere diciamo sostenute da Dio, dallo spirito, dal mondo, veramente dalla sua anima, dai mondi superiori. Quindi è guidata questa unione sacra, quindi non vi preoccupate dei tempi, non vi preoccupate di nulla, perché c'è veramente il sostegno degli angeli, di Dio, di tutti i mondi superiori, che stanno praticamente spingendo verso questa unione meravigliosa, sacra, a livello proprio fisico. E infatti qua c'è la conclusione di tutto ciò che è precedente, quindi l'intervento di Dio farà in modo che venga proprio eliminato un ciclo karmico precedente, anche a livello proprio mentale, di rilasciare a livello mentale degli attaccamenti proprio mentali riguardo al passato, che non intervengano più, non nel senso che lui è ancora attaccato, ma nel senso che non vengono a disturbare. Lui sta concludendo, sta mettendo in pratica alcune cose, deve sistemarle, ma ormai c'è proprio un rilascio del ciclo karmico, proprio a livello di tutti tutti i pensieri, di tutto ciò che prima era un po' di costrizione mentale, della preoccupazione, ecco, la preoccupazione, non c'è più preoccupazione, viene tutto eliminato, perché c'è l'intervento di Dio che spinge verso questa sacra unione, anche dal punto di vista fisico. Allora, andiamo ancora a vedere una specifica su questo. Questo intervento di Dio per manifestare l'unione e rilasciare ogni interferenza, ecco, del passato, perché ormai i cicli karmici sono terminati, e voilà, è il mondo. Questa è veramente la riuscita totale di tutto questo, e quindi l'unione sacra viene veramente manifestata all'ennesima potenza. Guardate che meraviglia, mondo, coppia divina, coppia divina qua, ma concreta, e l'amore, la cattedrale dell'amore, guardate che meraviglia. E qua ti dice che siete pronti per il successo. Andiamo a vedere l'arcano maggiore, e voilà, il cambiamento, cambia totalmente tutto quello che ormai lui ha raggiunto, spinge, grazie proprio all'intervento divino, a un cambio di ruota, a un veramente un giro di boa meraviglioso, che porta veramente all'unione sacra e alla sacra unione, e proprio alla coppia pratica in tutti i sensi, del maschile e del femminile. Andiamo a vedere gli angeli.
Retaggio delle vite passate. La situazione in cui ti trovi dipende da una vita passata, certamente. Chiedi ai tuoi angeli di aiutarti a ricordare, imparare a guarire le esperienze, dalle esperienze passate. Quindi questo ci conferma che questa unione è proprio un qualcosa che l'abbiamo sospirata da millenni, se non di più. Quindi, insomma, è un arrivare, un'unione che abbiamo sospirato proprio per tante vite precedenti. E qua l'energia è proprio quella della materializzazione, la terra. Pensate che meraviglia di stesa, questo è il nostro maschile. Allora, andiamo a vedere il femminile invece. Conoscenza profonda, il femminile è raggiunto, anche qua veramente l'unione è il tramite del mondo superiore e del mondo inferiore. Quindi la conoscenza profonda del femminile è quella della sua consapevolezza ormai di aver aggiunto, proprio raggiunto l'unione e l'equilibrio, proprio c'è un fondersi di quello che è il mondo superiore col mondo inferiore e noi siamo, il femminile è il tramite. Quindi c'è unione sacra, anche qua c'è la conoscenza e la consapevolezza profonda. Allora andiamo a vedere. Ah, la Red Lady, io sono la pura forza e queste onoro la mia. Qua dice, beh, parla addirittura di quasi di rabbia, ma non nel senso di rabbia, ma di forza creativa al cui do voce. C'è proprio la forza della passione, la forza della. Ormai la consapevolezza è talmente alta che c'è questo sprigionarsi di energia creativa rosso, che è proprio l'amore, l'eros, la creazione, la creatività, che sembra quasi rabbia, ma in realtà è proprio esplosione di forza creativa. Poi c'è la bellezza, ecco, il femminile ha raggiunto proprio anche la sensazione di essere ormai in una situazione di armonia e di bellezza tale da raggiungere proprio la pace e lo sprigionarsi dell'energia creativa, proprio perché percepisce ormai la sua bellezza, una bellezza che deriva dalla consapevolezza interiore e quindi proprio del valore interiore, il proprio valore, la conoscenza profonda di essere tramite dei mondi spirituali in mondi materiali e quindi c'è la bellezza della propria anima e viene sprigionata questa consapevolezza proprio attraverso questa meravigliosa energia creativa, proprio di Eros. Quindi vedete che c'è proprio lo sprigionarsi proprio dell'energia creativa anche fisica, quindi c'è proprio l'amore fisico che la fiamma il femminile sta riversando sul maschile, quindi e lui materializza. Pensate che meraviglia. Allora andiamo a vedere che cosa succede. Ah no, qua sono gli angeli. Creatività, voilà, l'abbiamo detto. Creatività, abbondanza, è tempo di agire, sei pronto a realizzare grandi cose, a risplendere nella tua pienezza. È un momento di grande creatività, l'abbiamo detto, propizio per dare alla luce i progetti a cui tieni o per diventare genitore. Se segui le tue passioni, abbondanza e prosperità si manifesteranno nella tua vita. Abbiamo detto che ormai la consapevolezza di quello che il femminile è nella sua bellezza, della sua anima, diventa sprigione, è proprio un'esplosione di energia creativa. E qua ci dice proprio abbondanza e creatività. Allora, adesso facciamo così, andiamo a vedere un attimo le specifiche su questo. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri angeli sulla conoscenza profonda. Conoscenza profonda, cosa il femminile sta provando? Voilà, conoscenza profonda significa che lui possiede veramente il potere sull'energia creativa, sulla passione, è diventato proprio regale. Qua dice proprio l'apoteosi del potere su quello che si prova. Quindi c'è la parte maschile e c'è proprio la parte, diciamo, dell'unione. Ormai della situazione in cui il femminile sa che l'unione è ormai alle porte perché lo percepisce, è qualcosa che lei percepisce a livello sottile e c'è armonia e piacere che sono molto vicini perché ormai il potere è diciamo si è nel pieno potere della manifestazione e quindi si manifesta quello che è ormai qualcosa che si è percepito a livelli sottili. Vedete che anche qua c'è unione tra percezione, quindi livelli sottili e materializzazione. Quello che è la conoscenza profonda. Perfetto, e si vuole, questo è il fondomazzo, agire per materializzare questo meraviglioso amore. Allora, andiamo a vedere ancora qualche cosa su questa conoscenza profonda, su questa materializzazione, il potere della materializzazione di questo desiderio d'amore, di bellezza, di piacere che ormai si percepisce a livello sottile. L'unione è già avvenuta a livello sottile, quindi c'è la materializzazione. Allora. Perfetto, questo è gli amanti.
gli amanti, e infatti quello che si materializza è proprio la questione della fiamma, l'unione della fiamma, gli amanti, gli innamorati. E esatto, e quello sullo sfondo cosa c'è? L'unione sacra, l'asso di coppe, quindi l'amore sacro che viene benedetto dall'alto. Beh, lo metto qua perché ormai veramente c'è talmente forte questa cosa che... Allora, andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda questa passione creativa, questa forza creativa che sprigiona dalla conoscenza interiore e dalla sensazione di bellezza, la bellezza che c'è. Allora, qua ci sono diverse situazioni di cui ci sta parlando, che ci sono diversi modi in cui possiamo materializzare. Questa è ormai una consapevolezza di unione, quindi non è più un senso di separazione, questo due di bastoni, ma ci parla di una pluralità di modalità di manifestare, e la creatività si riverserà in diversi modi, che potrebbe essere proprio una per chi sta già insieme, magari un'energia creativa relativa a figli, per esempio, di cui ci parla proprio questa carta degli angeli, oppure la materializzazione di un rapporto d'amore che ancora magari non c'è, d'amore fisico, e quindi a questo. Quindi c'è una pluralità di manifestazioni fisiche, e sullo sfondo c'è proprio sì la pienezza dell'amore fisico, quindi c'è proprio veramente o la creazione di nuove vite proprio a livello di figli, oppure la creazione, la pienezza di un rapporto d'amore fisico, vedete sullo sfondo. Allora, la passione, infatti ci parla di passione, questa Red Lady. E voilà, c'è proprio l'inizio di un nuovo ciclo che viene sprigionato da questa forza, da questa conoscenza, da questa consapevolezza di bellezza e armonia, che dà veramente questa forza da nuova vita, spinge nuova vita per un nuovo ciclo d'amore. E, perfetto, e quindi sì, ci saranno anche qua delle diverse modalità per andare incontro alla nostra fiamma, c'è proprio tante intenzioni, novità, probabilmente anche andare incontro attraverso probabilmente anche dei messaggi, cercare comunque di i nuovi contatti per chi non si sente, o nuove modalità di interagire per chi già è insieme. Allora, andiamo a vedere ancora qualche cosa riguardo a questa forza creatrice meravigliosa del femminile, che ormai sa tutto e quindi sta manifestando l'unione, e ha modalità diverse per creare questa unione. Quindi si muoverà in maniera veramente plurale, no? In diversi modi. Questa forza creatrice si manifesterà in diversi modi. Sarà interessante sapere anche dei vostri feedback che cosa sta accadendo. Allora, vediamo un po'. Ok, allora qua mi sono saltate due carte. Perfetto, sì, la pienezza dell'amore, questo lo vediamo, perché stiamo iniziando un nuovo ciclo d'amore in cui vogliamo goderci la pienezza dell'amore, e c'è il mondo, quindi anche qua il mondo, la riuscita totale di questo, che di questa creatività avrà un successo totale per qualsiasi tipo di manifestazione, sarà la riuscita totale. E andiamo a vedere qualcosa sull'armonia, su questo sei, su questa bellezza che percepiamo di noi proprio perché abbiamo raggiunto la nostra regalità. E infatti, guardate, siamo regine dell'amore. Bellezza ci porta veramente la consapevolezza di tutto quello che siamo, a sprigionare la passione, e siamo regine d'amore. E infatti ci muoviamo per condividere con la nostra fiamma qualcosa di pienezza, di concreta, quindi stare insieme, cioè darsi sostegno l'un l'altro fisicamente, a tutti i livelli, quindi non solo, anche proprio per creare qualche cosa di concreto come coppia, non solo d'amore e di passione, ma proprio concretamente. Allora, una carta sola. Oh, mamma mia, sì, una carta sola. Siamo veramente regine. Guardate che meraviglia questa bellezza della carta che si esprime nella regalità dell'amore. Il femminile è ormai regale, nella regalità, nella sua percezione d'amore. E infatti è anche in grado di creare equilibrio e armonia proprio tra l'intenzione e l'azione. Siamo proprio in grado di creare equilibrio e bellezza. E sì, la temperanza, accogliere nella coppa proprio l'intervento divino, quindi unione tra divino e spirituale, divino e materiale. Mamma mia, che meraviglia! Allora, andiamo a vedere ancora un attimo su questo. Che cosa ci dice questo? Quest'unione, questa percezione di armonia e bellezza che si sprigiona veramente nell'accoglienza del divino, nella coppa materiale del nostro corpo, della nostra dimensione materiale. E allora,
Eccolo qua. Sì, il re c'è anche proprio la capacità incredibile di pianificare a livello, proprio vedete come viene, c'è il possesso ma in senso proprio di unione spirituale materiale, che materializza proprio concretamente, cioè il potere sul materiale, sul potere sulla, su tutto ciò che è la vita reale, c'è proprio questa unione tra maschile e femminile, vedete, regina di coppe, re di denari, quindi maschile e femminile si incontrano e materializzano l'amore. E voilà, c'è proprio come fondo mazzo veramente il potere assoluto della concretizzazione, e la mettiamo qua. Allora, andiamo a vedere un attimo che cosa ancora. Direi che qua abbiamo le specifiche, le abbiamo avute. Vediamo l'arcano maggiore che sovrintende la stesa del femminile. È l'intervento divino, l'abbiamo detto. C'era qua l'intervento divino, eccolo qua. Perché? Perché c'è veramente la comunione di due mondi che creano unione, unione sacra. L'intervento divino anche per il femminile. Vediamo il consiglio degli angeli. Depurati, chiedi agli angeli di rilasciare tutte le energie tossiche che potresti aver assorbito. Quindi attenzione, qua c'è veramente un invito pratico alla disintossicarsi, proprio anche fisicamente. Qua Sagittario. Ah, il Sagittario è dominato da Giove. Giove, quindi la, diciamo, questo è un segno di fuoco, quindi mi richiama veramente alla situazione del re, della come si dice qua, la donna sacra, la donna rossa della passione. Il Sagittario ci porta a una dimensione di passione che anche qua ha un qualcosa di spirituale, perché è anche dominato da Nettuno. Sagittario, Giove, Nettuno sono proprio l'espansione della creatività, l'espansione proprio anche della coscienza, la coscienza superiore. Sagittario dominato proprio anche da Nettuno, che è il padre delle fiamme, quindi a questo punto c'è veramente un unirsi tra Giove, che è l'espansione di tutto quello che tocca, la passione e il fuoco, e anche proprio l'aspetto spirituale del Sagittario. Quindi qua c'è veramente anche qua una sensazione di unirsi di due mondi, e qua c'è la materializzazione di tutto questo. Ragazzi e ragazze, non posso che veramente augurarvi una meravigliosa settimana. Sarà una settimana meravigliosa, vedrete all'insegna dell'unione, e lo percepirete, l'insegna della materializzazione. E quindi continua questo viaggio di materializzazione. Ricordatevi che non è istantaneo, ovviamente, e ci saranno ancora alcune cose da sistemare, lo sapete, perché tutto questo viaggio di millenni non può risolversi in pochi mesi, tra dicembre e gennaio. Quindi però vedremo che ci saranno veramente delle concretizzazioni pazzesche tra febbraio e marzo. Questo lo aspettiamo, lo vediamo insieme. Io intanto vi invito a mettere mi piace al mio video, se volete attivare la campanella per ricevere le notifiche, e vi invito anche a visitare i miei canali Instagram, TikTok e Facebook. Vi ringrazio, vi do un appuntamento alla prossima volta. Ecco, qualcuno mi chiede ancora come posso avere consulenze private con te. C'è la mia mail nell'info box, contattatemi così, e ovviamente concerteremo, faremo in modo di stabilire un consulto privato insieme. Vi ringrazio e a presto.